Uno dei tanti tramonti invernali che mi gusto da casa di mamma. Sono venute qualche nuvola, le nuvolette, sono venute le nuvolette, però insomma è rosso uguale, ogni secondo cambia, quindi io da dentro esco, vado avanti e indietro con i cani che mi seguono, ma è uno spettacolo. Si sente già l'aria primaverile, ragazzi. La sento, la respiro. La sento! Comunque volevo vedermi questo tramonto insieme a voi. Metto sempre le foto su Insta, però ho detto questo. Lo voglio far vedere anche a tutti quelli che non hanno Insta. Che bello, sento proprio già la primavera, ragazzi, la sento. La sento che arriva, la sento. Sento il rigoglio della natura che mi chiama. Il rigoglio della natura che mi chiama, lo sento. Ciao sole. Ciao sole. Ciao. Ciao sole, a domani. Bacini, bacini. Ecco la signora Rita. Ciao! Signora Rita divanata tra i mille plaid. Cosa state facendo voi due? Cosa fate? No, non si prendono litiga. La ciabatta. Prendono la ciabatta, buttagliela giù. Non si litiga. Non si litiga. Non si litiga. Dagli il calzino. Viene non si litiga. Brunello. Brunello. Dove andate con la ciabatta? Dove andate con la ciabatta? La la la. Bacetto. Oh, bacia la mamma dai bacini alla mamma. Bru, bacetto. E tu cosa fai con la ciabatta? Dove vai, Rocolo, con la ciabatta? Rocolo, dove vai con la ciabatta? Dove vai con la ciabatta? La faccio ginnastica. Brava, fai come tua figlia che siamo a posto. Che bello, mio amicino. Una divanata, l'altra con la ciabatta. E questo che arriva. Oh, come stiamo bene in casa. Oggi abbiamo mangiato cavoli. Ma chi te l'ha chiesto? Io. Ah. Perché ho già fatto merenda. Bacina, amore. Bunello. Bruno, vai a dare i bacini alla mamma. Bunello. Bacini. Vai a dare i bacini alla mamma, amore. Vai a dare i bacini alla mamma. Bacini. Un capuzzo di piedi, un capuzzo di piedi. Un capuzzo di piedi, un capuzzo di piedi. Boh, bacina, amore. Amore. Bacina, amore. Bacino. Non ridiamo, che non vorrei che mi piacesse la gamba, eh.
Che non sei quete, non sei quete, non sei quete, non sei quete. Brunello, bacini. Mamma, sto giocando con Rocco, secondo te viene da te? Mi prendono le gambe. Ma che gambe? Che gambe? Da che sono furba. Oh, signore, senta, che mi è rimasta un po' sulla storia. La vita è dura. Ma un po' mi devono andare da vicino. Poi se certo pensi, che vanno da vicino, sono fratelli. Stanno vicino, vicino. E poi cosa fanno? Stanno vicini, vicini, miei amori, perché sono fratellini. Sono fratellini belli, belli. Te invece dietro lì non c'entri niente. Abbi pazienza. È appunto che mi prendi sempre tutta mal presa. Ma cosa ci stai a fare lì come un sacco di patate dietro i miei cani? Non andrò adesso. No, perché sennò si tolgono i cani. Ah, ecco che ti voglio. Non ti vengono nemmeno dietro sul terrazzo da nessuna parte. Vuoi un po' vedere se mi alzo io? No, figurati. Ah. Appena sento che mi muovo. Dovresti fare una ricetta, qualcosa. Cosa fai? Non fai niente. Ma falla un po' te che sei giovane. Eh? Dico di uscire. Noi stiamo bene in casa. Non si può uscire, mamma. C'è il Covid. C'è il Covid. C'è il Covid. C'è il Covid. Escono tutti. Escono tutti. Te perché, scusami, sei mesi che stai in casa? Perché mi ci fai stare? Certo, perché c'è il Covid, dobbiamo avere la responsabilità di stare in casa. Ma che li prendo lo stesso. A me non mi interessa, si deve avere la responsabilità che dicono, il governo dice di stare in casa, stiamo a casa. Sono già la puoi non andare. Mi interessa. Oh, adesso lo sai che esco poi. No, la responsabilità di un cittadino italiano è di stare in casa. Non posso, che come rompa la savata per le mele. No, bello, Mamma, no, lascialo fare! Eh sì, mi rompe la ciabatta! Ma è grande, sa quello che fa! Sì, è come ti vuole! Dammi la ciabatta, brutta bestiaccia! Che vuole un tocco di pa! Buono, vaccini! Vaccini, buono! Buono, vaccini! Oh, madonna, che lui è! Se non mi rompa la ciabatta, che cosa ti... Dai, su, andate sul letto a farvi le coccole. Sì, andiamo sul letto. Sì, ma prendili. Io voglio la ciabatta. Come vuoi la ciabatta? Rocco, dai la ciabatta alla mamma. Buono! Ma avete finito di limonare? Io ho visto che non limona più col marito, la vita limona col cagnolino. Io guarda, non voglio neanche parlare. Io vado. No, ma devi prenderli in braccio, mamma. Oh, mi seguono. Andate, 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 forza, forza nel letto. Forza, 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 Rocco. Andiamo. Scimunito. Andiamo. Ra, 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 vieni. La, la, la. La, la, la. Andiamo, Roro! Roro! Andiamo! Forza! Tutti allora, sul letto! Rocco! È qua, chiamalo! Rocco, vieni, amore! Dai, amore, saltate! Dai che ce la fate! Prendi il piccolo! Fatevi le coccole! Fatevi le coccole! Forza! Non sono cari da letto questi due, non c'è niente da fare. Avanti, che andiamo a letto a giocare. Andate in letto, forza, fatevi le coccole. Vieni, nanetto, vieni. Ah, signora.
signora mia, dimmi ciò fa che te smorita. Non te l'hanno un rocchetto come qua sotto il letto. Ma guarda che cosa è qua, cosa? Pisciamo tutti nel letto! Pisciamo tutti nel letto! Pisciamo tutti nel letto! Se arriva tuo padre... Figurati, mio padre è lordo. Mi guarda come mi baci? Ti bacio, ho capito. Rocco, cosa prendi? Niente prendi. Ma non prendi niente. Brunello, bacito. Non prendi niente. Brunello. Ne ha posto che mi prenda un colpo da testa. Non sei un cane da letto, te. Non sei, sei un cane da papà. Sei un cane da papà. Sei un cane da papà! Quanti bacini! Sei un cane da papà! Me mangia merda! Vedi chi? Gambe strette per l'uno! Non gambe mollare strette. La pipì, eh! Non mollare la pipì, gambe eh! Gambe strette blu! Allora, Bruno leggermente di più. Rocco, guardate, fa due salti e se ne va. Bruno! Buono, buono, buono. Ah, cari ragazzi, tale madre, tale figlia. Se dai, forza, mano, perché sennò poi piscia. Guarda che se lo fai tanto agitare la molla. Lo fai tanto agitare la molla. È ancora cucciolo, è ancora cucciolo. La lingua. Lo fai, ma con l'antonio che limonate, cosa ci devo fare? La lingua. La lingua, la lingua. Buono. Buono. Non molla. Oh, madonna, tavoli qua, Maria. Ma ti ho detto prendilo. Andiamo, forza. Forza. No, nel bagno! Forza! Via! Allora, tutti voi mi dite di comprare il tapirulà. Il tapirulà io ho paura di comprarlo perché costa un po'. Oh. E poi ho paura di non usarlo. Allora, per il momento cammino in casa. Mi hanno preso la mia felpa! Da qua, qua come urlano, io tanto continuo a cammino in casa perché il tapirulà non lo compro, però è la stessa cosa, si cammina e si fanno, mio padre ha detto che insomma se conto 500 passi, dopo 500 passi sono 1000 passi, cioè avete capito? Si cammina, no? Io però in realtà non ho ancora camminato, sto iniziando adesso con voi, ma cosa volete che cammino? Cioè, nel senso, ho già mangiato un arancio tarocco. Quindi tarocco con tarocco? Tarocco con tarocco, quindi cosa volete che cammino? Questi qua che litigano con la ciabatta e la pallina e sta minchia e cioè cosa volete fare? Questa si spoglia, io meno male che, cioè ragazzi, io guarda, questa è una casa di matti, cosa volete che vi dico? Io che cammino? Il tapirulà comunque costa un po' parecchio, non che costa un po' parecchio, cioè perché mi direte... Per chi non lo usa? Mi dite, ti compri l'ego, comprati il tapirulà, no? E mi dite tutti che il tapirulà funziona. Effettivamente me l'hanno sempre parlato bene, solo che io, oltre che la spesa, no? Perché ci succedono tutti i prezzi, però mettete che comunque 200 euro lo costa, no? Io dico quelli proprio scabeci, perché sinceramente quelli più non ci penso minimamente. Ma non è solo i 200 euro che uno può ammucchiarsi i soldini e decidere di comprarseli, no? Appunto come decido di comprarmi dei Lego. Il discorso è un altro. Il discorso è che il Lego, avete capito, lo smonto, lo rimonto, è piccolo, lo scatolo. Invece c'è quell'affare lì, cioè poi lo devo mettere sotto il letto, da dietro
da qualche parte, però poi se una cosa poi di quelle lì elettriche non la usi, poi si guasta, cioè avete capito? Cioè io non, poi comunque Allora. sarà che io spendere i soldi per una cosa da fare fatica, cioè sinceramente. Poi io ho anche detto, mia madre la usasse, io glielo do, ma figuratevi, lei è peggio di me. Cioè non so proprio cosa dirvi, cioè siamo proprio pigri, avete capito? Alzati e Ma cammina, cammina. questa qua, cioè ce l'avete sempre nelle orecchie, avete capito? Ah, ora gioco alla palla, cioè questa è una casa di matti. E che mi metta anche i cuscini per fare, non so, cioè. Cuscini sono tutti per terra, sei passata di lì, non potevi No, lasciare. perché sono i... Ma Ahia, come mi avvolto questa belva! nella caviglia. Nella caviglia. Meno male che ne hai due, mamma caviglie. Questa qui non era. Comunque, nel senso, cammino, cammino. Cioè, nel senso, voglio dire, io ho vissuto anche in monolocali. E puoi camminare anche nel monolocale, però magari in una casa comunque un po' più normale puoi camminare un po' meglio. Ma cosa volete che cammino? Che poi, cioè, avete capito? Faccio due passi, c'ho già i jeans che mi tirano, cioè mi tirano e non vi dico cosa mi tirano. Allora, cioè uno, cioè, avete capito? Questi che giocano a palla, cioè, qua sono una casa così che giocano a palla, cioè. Arriva tuo padre, meglio sistemare un po' perché ti manda via di casa. Questa notte ero ancora sveglia alle 6:15 perché Giulia non so cosa c'aveva con Pierre, cioè io non lo so, anche quelli lì invece di dormire cosa fanno, in più fanno star Ma sveglia veramente anche potrebbero fare dell'altro senza bisticciare. me. Ecco, ma comunque, cioè io ero, cioè, ero sveglia perché poi vedo quelli che sì, cioè probabilmente ho dormito sul divano, cioè un po' dormo, un po' mi sveglio e poi vado su e vedo che loro sono ancora lì così. Comunque oggi ho mangiato i cavoli, che a me sapete che li adoro, mi piacciono veramente tanto i cavoli. E, Interno al forno di grano turco. sì, le frutelle, ma non erano tanto Oh, buone. la testa non c'è buona. Sono le ultime 2 volte che sono venute male. Senti, bimba, io aspetto un po' che ne fai te. Sai cosa ti dico? Guardate un po' dove mi mette la pelliccia, Ma questa io sto sguattera. camminando, mamma. M'hai chiamato sguattera? Io sto camminando, sto cercando di muovermi. Ma perché non mi inviti un po' te, cara, a mangiare? Mi fai quello che Ma vuoi. perché apri la luce? Che non mi Perché serve per camminare la luce. senti, amore, mi inviti un po', mi fai un bel pranzetto. Porto su 2 bistecche e le facciamo alla brace lì da te, così sporchi un po', amore. Figurati. Poi è febbraio, fa freddo. Certo, fa freddo, ci scaldiamo. Mi fai girare la testa di girare? Papà ha detto di camminare. Papà, papà, papà. Guardate le giornate come si stanno allungando! Ci stiamo facendo. Ma perché, poverino, non gioca più Bruno? Cosa ti è successo, Palla Bruno? sono andata sotto qualcosa. Dov'è la palla, Rocco? Là sotto? E falla andare a prendere da Bruno! Bruno, vai a prendere la palla! Rubri, vai a prendere la palla! Perché poi bisogna prendere i bacchi e li rompiamo tutti alla mamma. Stria. Hai capito? Se ti fa finta di guarire. Ma dove te l'hai buttata? Non è possibile. Attenda. Trovata la pallina? No, non trovo nemmeno il coso della. Che c'era il coso della cercia. E la palla? E la palla. Madonna mia, che non me la lascio mai questa. Io stavo bella camminando, vedete perché non si può? Prenditi la palla, dove ti l'hai buttato? Spostò un mobile, scemerotto! È un tavolino, È tuo, tuo, sarebbe meglio il mio! che non parli. Comunque, il tapirulà, io potrei anche prenderlo, ma mia madre, la vedete? Che si decidesse un po' a camminare anche lei. Io ti dico che adesso non ce la farò più alzare.
Adesso che ti alzati, ti Che ansia! Che ansia! ansia! E ancora Cioè, sta cucinando! guardala col culo per aria, poi dice mi prendi sempre male, ma come ti prendo cosa? Io chi ce la fa aprire, a salire? Aspetta, papà. Perché ti cosa ti fai? Io non ce la faccio più! Non ne posso più! Vuoi andartene un po' di nuovo in letto? Voglio andarmene un po' in E giro! vai! Senza vedervi! Ma c'è il Covid! Peccato che guarda, fra poco io ero in crociera! C'è il Covid! T'ho detto vai, vuoi andare? E no, cara, Allora, non vuoi andarci, sono affari tuoi. ma voglio essere un po' servita e non lavorare più. La gente dirà, cosa lavora quella lì con quella casa lì, perché? Amore! Dai, bacina la mamma, A amore. te te li dà? Certo che me li dà, sono sua Volevamo madre. fare anche me. Amore, bacino. Ah, ce ne va. Amore, Mamma, ma io sono sua madre, bacino. Oh, ti vegghia che ti aga a pappati. Ti dà un di berettini. Bacina, Ita, come da un bunello. Niente. Brubri, vieni a dare un bacio alla mamma, amore. Vieni, Brubri. Bravo, amore. Mamma, non ci riesci, io sono sua madre. A lui ci riesco solo che mi viene d'intorno. Facci vedere che mi dai i No, bacini. mamma, si gira di là. Mi dirà perché è geloso. E comunque io ho già finito di camminare perché ve l'ho detto, mi tiro Io nei non vedo l'ora di jeans. andarmi un po' con i cani, sai cosa ti Appunto, dico? Devo andiamocene di fare nuovo da a papà. divanarci. E chi si è visto, si è visto, ragazzi. Nel frattempo io penserò sto tapirulane. Io penserò a uscire. No, mamma. Amore mio. Vieni, vaccinati. Bisogna essere responsabili. Anche se hanno messo l'Italia gialla, noi continuiamo a stare in casa. Non la do vaccino, ma così. Quindi niente. Siamo tutte sfettinate, Chi se ne mangiamo bene fotte? così. È vero? Che Cos'è? bel dito! Il Cos'è? dito così che Ma mi batte. Mi piace. piace. Ah, ok. Ah, volevi dire che te lo mettessi nel No, culo? mamma! Benissimo! Ci vediamo Non ce la faccio, c'ho le dita in al prossimo video! mezzo! Ci vediamo al prossimo video!